Cari amanti della buona birra, se non ricordate male, qualche video fa vi ho dato 5 ragioni per cui non dovreste cominciare a produrre birra in casa. Ebbene, oggi per par condicio voglio fare l'esatto contrario, per voi temerari che non temete di sporcare casa o rischiare di diventare dei veri mastri birrai. Perciò ecco a voi dei validi consigli per smettere di temporeggiare e cominciare a produrre birra in casa. Io sono Giulio Sant'Anni, titolare e mastro birraio tuttofare del birrificio La Foresta di Prato. E prima di cominciare, se ancora non lo avete fatto, come sempre vi chiedo soltanto di lasciare un like al video ed eventualmente di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto per supportarmi. Beh, intanto il primo motivo, è dato anche più per scontato, è di cominciare soltanto se vi piace la birra. A volte può capitare di compiere azioni controvoglia, solo per il desiderio di sperimentare qualcosa di nuovo. Beh, fare la birra non è proprio un hobby dove basta un pentolone o un fornello per svolgerlo, ma occorre una minima attrezzatura che a volte può essere anche molto dispendiosa in termini economici. Quindi acquistarla per poi metterla subito da parte non credo che sia una scelta molto intelligente, soprattutto se non vi dimostrerete dei veri appassionati di birra. Con questo mi riferisco anche alle varie produzioni che farete. Il mio suggerimento è di produrre basandovi soltanto sui vostri gusti e non su quelli altrui. In fondo, essendo birrai casalinghi, non dovrete venderle, perciò avrete la grande fortuna di produrre esclusivamente per il vostro piacere personale o magari per qualche parente o amico, e non per il grande pubblico come avviene all'interno di un birrificio. La seconda ragione potrebbe essere pura soddisfazione personale. Se siete fieri di creare qualcosa di vostro ispirandovi anche a prodotti commerciali o basandovi su vostre idee, fare la birra fa davvero al caso vostro. Questo hobby è certamente ricco di ingredienti ed infinite combinazioni possibili da creare. E sotto certi aspetti ricorda molto la cucina, direi. Perciò potrete sbizzarrirvi davvero con tantissime varietà di cereali, lupoli, lieviti o anche spezie. Vi confesso che anche alcune delle birre che produco tuttora sono nate proprio dall'ispirazione di alcuni cocktail o aromi di spezie molto particolari. Per esempio la mia Zephyr è nata dopo un periodo di dipendenza da sciroppo di sambuco, oppure Kuya, prodotta dopo un'estate passata a bere cocktail a base di passion fruit. E devo dire che è sempre un piacere andare alla ricerca di nuovi sapori e sensazioni organolettiche tratte proprio da una particolare ispirazione. E proprio questo vasto panorama di ingredienti vi porta ad una terza motivazione, quella di voler sperimentare. Produrre birra è un'alchimia, e se vi piace correre il rischio di creare qualcosa in cui non si ha la perfetta certezza del risultato, questo vi risulterà davvero sorprendente. Ovviamente nel tempo imparerete a conoscere tutti i vari ingredienti e a capire come interagiscono fra loro, ma vi garantisco che all'inizio questo non sarà affatto facile. Ovviamente per facilitarvi la cosa, oggigiorno trovate su internet una marea di ricette che vi permetteranno di raggiungere sin da subito dei risultati davvero soddisfacenti. Chiaramente se affiancherete alla fase di produzione anche una corretta sanificazione, ma in ogni caso eviterete errori nelle dosi di malto o di lupolo da inserire, perciò scongiurerete molto più facilmente il rischio di ottenere una birra di un colore inaspettato a causa di malti non corretti o estrarre troppo amaro per via di lupoli con alfa acidi troppo alti. Un quarto aspetto può essere la competizione. Se avete uno spirito agonistico e vi piace mettervi in gioco, una volta che sarete fieri del vostro prodotto, potrete mettervi alla prova con i vari concorsi nazionali che promuovono varie associazioni birrarie. Sappiate che in Italia esistono competizioni dove, se anche non potrete aderire fisicamente, potrete comunque spedire le vostre creazioni. Parteciparvi non servirà soltanto per vincere premi come buoni sconto o altro, ma aderendo a queste gare potrete ricevere il parere di esperti sommelier che valuteranno le vostre birre mettendo alla luce pregi e difetti di esse. E questo vi sarà di grandissimo aiuto per fare in modo che possiate capire in quali fasi della produzione potrete migliorare e ciò vi renderà sempre più bravi. Un altro consiglio è quello di sfruttare gli spazi vuoti delle vostre abitazioni per adattarli alle esigenze della produzione. Chiaramente non dovrete svuotare tutte le vostre stanze per produrre, ma se disponete di un garage o una cucina molto spaziosa, sarete sicuramente avvantaggiati per alloggiare tutte le vostre attrezzature. Inoltre, avere anche la certezza di trovare una zona dove la temperatura rimanga costante in tutti i periodi dell'anno vi aiuterà notevolmente durante la fase di fermentazione. Dovete sapere che birrificare richiede un buon quantitativo d'acqua. Tra travasi e trasferimenti si rischia sempre di fare sporcizia o allagamenti, perciò è bene che cominciate con questa consapevolezza. E se possedete conoscenze in materia di idraulica, elettronica e chimica, produrre birra sarà davvero pane per i vostri denti. Pane liquido, ovviamente. Se ve la cavate un minimo in questi tre argomenti e padroneggiate la nobile arte del fai da te, potrete ritenervi molto avvantaggiati sia per quanto riguarda le produzioni, sia per costruirvi un vero e proprio impianto. Un lato divertente che può dare tanta soddisfazione è proprio quello di saper mettere insieme tanti piccoli pezzi meccanici per dar vita ad un sistema di produzione tutto homemade, il quale vi farà risparmiare anche diversi soldini per evitare l'acquisto di macchinari molto più costosi. Perciò state pur certi che troverete sfogo al vostro ingegno.
Non si diventa dei bravi birrai soltanto a saper miscelare vari ingredienti e creare ricette perfette, ma un birraio che si rispetti deve saper tener conto di vari problemi che possono manifestarsi nelle varie produzioni e sapere anche come risolverli. Perciò delle buone nozioni di idraulica e a volte anche di elettronica per quanto riguarda la parte software dell'impianto, state tranquilli che saranno sempre utilissime. Infine, se non vorrete svolgere questo passatempo da soli, potrebbe essere una valida occasione per farlo in compagnia. D'altronde è sempre bello condividere una buona birra con qualche amico, figuriamoci un'intera produzione, e poi non dimentichiamoci che l'unione fa la forza. Perciò mettere insieme le idee con qualche vostro amico può rivelarsi una scelta davvero efficace per avere un più rapido apprendimento, oltre che ad un risparmio in termini economici. Certo, ma dovremo anche dividerci le produzioni in due, direte voi, e questo è vero, ma vi garantisco che avere una produzione più grande di qualche litro ha sicuramente un costo molto inferiore rispetto a partire anche con un piccolo impianto tutto in solitaria. Ed inoltre considerate che potrete anche spartirvi i compiti per ottimizzare i tempi ed agire in maggior relax. Non scoraggiatevi se le prime cotte non andranno come sperate, vi garantisco che le mie prime sono state molto peggio di quelle che potrete creare voi, perciò in bocca al lupo per i futuri birrai. Per oggi è tutto, io come sempre vi aspetto al prossimo video!